È iniziato domenica al Circolo Tennis Peppe Verna dell'Aquila il torneo internazionale ITF da $15.000 a Terno Gas & Power Cup, dopo il grande successo della competizione femminile. Tanti giocatori italiani e stranieri di spessore presenti. Il presidente del Circolo Tennis, Pierpaolo Petrucci, fa ai microfoni di Rete 8 un primo bilancio del torneo. Occasioni importanti per il territorio, con un indotto notevole, un valore tecnico importante, anche grazie all'opera del direttore del torneo, Luca Del Federico. La finale di doppio ci sarà sabato alle 17:30 e di singolare domenica alle 10:30. Beh, oramai ci siamo addentrati nel torneo, quindi grandi emozioni, grande soddisfazione, grande cornice di pubblico, maestria nell'organizzare questo evento da parte di Luca Del Federico. Oramai è diventato un po', protagonista di questo circolo, Luca, con l'organizzazione, di questi eventi, unitamente a Mauro Scopano e a Terno Gas & Power, che rappresentano una sorta di tesoretta per il nostro, territorio, e insieme alla presenza di ragazzi formidabili. Ce n'è uno che è Darderi, per esempio, che è il numero 10 juniores al mondo, e vi assicuro che c'è un entusiasmo soprattutto tra i ragazzi, tra i bambini, perché poi tra questi atleti ci sarà probabilmente il nuovo Berrettini. Quindi davvero grande soddisfazione, venite al circo perché è un momento straordinario per il tennis e per la nostra città.